stampa e informazione. Vai Norma. Ti piace? Sente? Sì. Allora voglio dire grazie al popolo Viola per questa piazza grande e bellissima. Qui c'è la libertà e la democrazia, qui c'è l'Italia della Costituzione, qui c'è l'Italia che vuole mandare a casa Berlusconi Silvio. Io sono una giornalista del Manifesto, un giornale orgogliosamente da 40 anni dalla parte del torto, un giornale che si batte per la democrazia e per l'unità della sinistra, difficilissima, quasi impossibile, ma noi ci crediamo e insistiamo. Una cooperativa, scusate, di giornalisti, scusate, senza padroni, senza padrini e anche senza partito. Un giornale che l'editore Berlusconi vuole chiudere, e lo capisco, ma lo fa delegando il lavoro sporco al ministro Tremonti. Tagliare i finanziamenti, che sono pochi e per giunta sono distribuiti anche da grandi gruppi industriali che prendono i soldi pubblici, mentre dovrebbero averne diritto soltanto le vere cooperative di giornalisti come il Manifesto. È la crisi, ragazzi, è il mercato, è una cortesia, lo so, è un favore che vi chiedo perché ognuno sta dove vuole, no? È il mercato che ci dice di pagare il TG1 di Minzolini. È il mercato che dice che dobbiamo vedere in prima serata sulla rete principale nel 2010 Miss Italia. Vogliamo Miss Padania. È il mercato che umilia l'Italia con il conflitto di interessi, insieme alla legge elettorale il conflitto di interessi va tolto, facciano come gli pare ma va tolto. Vai a dire a D'Alema! Deve finire. Siamo veramente stanchi delle veline in televisione e delle escort al Palazzo del Potere. Basta, basta con la pornografia dei sentimenti che viene data in pasto all'audience. Il regime di Arcore ormai è un cinepanettone, senza offesa ovviamente per i cinepanettoni al cinema che piacciono, ma è un cinepanettone avariato che non piace più neanche a una parte del centrodestra, che è tutto dire, che pure ha fatto abbuffate dei cinepanettoni prima di adesso. E infatti chi non è in questo sistema dell'informazione fa una brutta fine, cominciano a esserci delle vittime pesanti, comincia a essere usato contro tutti il sistema boffo. Stai attento, perché se non sei d'accordo e se alzi la testa vieni eliminato, e dalla Repubblica della Costituzione siamo passati alla Repubblica basata sul gossip. Loro la chiamano informazione, no? Loro la chiamano informazione, ma sull'informazione bisognerebbe fare un discorso che riguarda anche i grandi giornali, perché i grandi giornali parlano solo del palazzo e ormai l'Italia non la vedono più, non la sanno capire, e i politici e i partiti gli vanno dietro. Io sono d'accordo con quello che ha scritto Saviano qualche giorno fa. Loro la chiamano informazione, Saviano la chiama la macchina della paura. Eliminarne uno per evitare tutti gli altri, ma noi non abbiamo paura, noi siamo qui, non abbiamo proprio paura. E poi aggiungono che sarebbe, oggi ho sentito dire, che sarebbe il popolo viola insieme a tutto quello che si muove nella società, gli studenti, gli operai, a spargere odio. Noi
spargiamo odio. Allora vi saluto dicendo che il manifesto, insieme a voi, insieme agli operai, insieme agli insegnanti, agli studenti, agli immigrati, alle persone oneste che lavorano, prenderà cara la pelle, non sarà facile metterci il bavaglio. Scusa. E voglio chiudere con un invito. Leggete Grazie. I giornali e difendeteli.